Benvenuti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale cliccando il tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella, così da non perdere le prossime uscite, che vi aspetto anche su Instagram. Come al solito, sotto nell'info box troverete tutti i link di riferimento per i miei social. Comunque sono MikiMakeup79, lì sono molto più attiva e avremo modo di interagire e conoscerci di più. Distrutta, sono andata il lunedì, Nicolas fa il tempo pieno oggi e quindi sono andata sola da Ipercarni e ho speso 14,05 centesimi. Mi sono dimenticata sicuramente qualcosa e quindi poi andrò al negozietto sotto casa, però intanto vi devo mostrare le cose che ho preso. Hanno tutta la linea della Pepsi a 99 centesimi da 1,5 litri, quindi abbiamo preso la Pepsi Light. Sempre a 99 centesimi ho preso un pacco da 500 grammi di spinaci, sempre 99 l'insalatina messa, questa è dell'orto Romi e sono 200 grammi, sempre 99 avevano il pan bauletto bianco, questo del mulino bianco, e quindi l'ho preso, 99 centesimi Petti, che è buonissima, dopo la Mutti penso che è la mia preferita, è la passata extra fine, dal gusto delicato. Poi ho preso il macinato, il preparato misto di macinato, e sono 382 grammi. Eccolo qua, ci voglio fare il ragù o le polpette al sugo, adesso vediamo. Poi ho preso sempre 99 la Pepsi alla pesca, sì, la Pepsi alla pesca, senti a me. Il tè alla pesca sempre a 99 centesimi. Ho preso questo della latteria Soresina, che è senza lattosio, il Soresino, formaggio dolce, che a Nicolas gli piace tanto. Poi 4 salsicce, queste sono puro suino e sono 336 grammi. E poi c'era l'offerta, prendi 2 e paghi 1, su queste che sono il petto di pollo alla viennese, e sono questo 326 grammi e quest'altro 372, e quindi abbiamo pagato uno solo. Quindi per ora è questa, mi sa che non ho più l'olio per friggere, quindi dovrò prendere quello, e quindi dopo vado al sotto casa e ci sarà l'aggiunta. Ciao! Allora, aggiunta della spesa, sono stata sotto casa, alla fine ho preso i Ritz per Nicolas, che deve fare merenda, io avevo già fatto il tempo pieno, avevo speso 3,97 euro. Ho preso un pacco di farfalle per fare poi il ragù, un barattolo di fagioli borlotti e poi il latte, questo qua di Polenghi alta qualità, un litro di latte. Come al solito poi ci saranno le aggiuntine. Allora, aggiuntina per Nicolas per cena. Abbiamo speso mazza, 1,59 euro. Le cosce, ah, ok, le cosce di pollo panate sono 326 grammi. Poi le spinacine, la Coca Zero e i prosciuttini, perché noi stasera per San Valentino ci facciamo la pasta ripiena a Nico, non piace. 5,53, faccio l'aggiunta. Ciao! Allora, aggiunta della spesa, a Lidl abbiamo speso 17,26 euro. Ciao! Ciao! Abbiamo preso una bottiglia di acqua naturale, Castronomil di mare, filet burger di salmone. Poi Pincarré milk chocolate, cioccolato al latte. Papà, metti alle 5 mozzarella per pizza, Lovillo mozzarella, Carosio, riso, quass, parboiled, mix, tonno a pinne gialle,
quindi il tonno, il riso. Alle 5 devi iniziare la scelta. Ancora non è iniziata, Niva. Ocean Sea, chele di suini, di sapore di granchio. Chele di granchio, questo è yogurt greco. Foglie total, 0%. Due zucchine. Due zucchine. Esperto, patronum! Lo sporco del lattuccio. L'altra. Due. La camera dei segreti. Una è la pietra filosofale, fammi leggere, italiano. Salsa di pomodoro d'Atterino. Il pomodoro che usa Diego per fare la pizza. Nix, filetti di sgombro grigliati. Lo sgombro. Quelli sì che li vendono in Puglia. Lievito. Lievito. Questo si taglia con il coltello in dotazione del gruppo svizzero. Quindi per ora era questa, poi domani andremo a fare la spesa e quindi ci sarà la aggiunta. Ciao. Ciao, ve lo vedete Toy Story, è molto bello. Allora, aggiuntina della spesa, siamo stati da Eurospin e Lidl. Allora, da Eurospin abbiamo preso, amo essere biologico, i muesli croccanti alla frutta. La farina zero per pizze, Diego la usa per fare la pizza e è buona. I piatti per la pizza, e questi sono 10 piatti. Abbiamo speso 5,75 €. Il bicarbonato che oggi ho pulito il forno e l'avevo finito. Dolciando il croccante al sesamo. Adesso passiamo al Lidl. Al Lidl abbiamo speso 13,62 € la gorgonzola 200 grammi, una Coca Zero, filetti di acciughe, di Nurs Exotic, la spianata calabra piccante, questi sono 120 grammi, il prosciutto cotto e sono 120 grammi anche questo, i simpacotti di due prosciuttini e il miele mille fiori che l'avevo terminato, io lo uso la mattina nel tè o nelle tisane. E questi sono 500 grammi. Questa era l'aggiuntina, al prossimo, ciao! Allora, aggiunta della spesa al Lidl, abbiamo preso cotoletta di merluzzo e spinaci panata e sono 200 grammi. Burger di salmone impanati e sono 180 grammi in tutto, due pacchi. No, questi sono di merluzzo sempre. L'ho detto. Non di salmone. Ah, ok. No, questo è di salmone. Uno è di salmone e questo è di merluzzo. Papà, oggi faccio Toy Story 3. Vero? Panciok della Kinder. Questi è caro. Sì, quelli mi piacciono a Nicola. Abbiamo speso 24,48 €. È caduto il scontrino. Poi la pancetta. Sì. A cubetti, bicchierini da caffè sono 90, insalata mista sottile sono 180 grammi, questa, bicchieri normali sono 50, carta igienica, la Floralis, oddio mi sta per cadere. Come bisogno di carta da culo. Ok, una bottiglia di succo alla pera. Va bene la pera, papi. Vermentino di Sardegna. Sacchetto di lime. Sacchetto di lime. Un sacco di patate. Patate.
un tonno pinne gialle, quello grande. Poi questa, tre bottiglie d'acqua. Tre bottiglie d'acqua, una è frizzante. Sono tutte e tre uguali? Sì. Tutte e tre così frizzanti, insomma. E poi una bottiglietta di tè alla pesca per Nicolas. E niente, questa è la spesa. Poi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Just like a rock star.